Io ho cominciato a nuotare intorno al 2009 a livello agonistico, ma già nuotavo da piccolina e nella prima manifestazione internazionale è arrivata nel 2011 con i campionati europei di Berlino, dove ho ottenuto la prima medaglia internazionale con un bronzo nei 100 dorso. In seguito nel 2013 ho fatto i miei primi campionati del mondo a Montreal, dove ho ottenuto diverse finali, soprattutto un quarto posto nella staffetta 4x50 mista. Poi nel 2014 ci sono stati i campionati europei di Eindhoven, dove ho ottenuto quattro medaglie. E infine Funchal con il primo oro internazionale nei 200 misti e poi finalmente anche le Paralimpiadi di Rio. Muscolarmente parlando, i problemi principali sono di solito delle infiammazioni al capolungo del bicipite, perché nuotando principalmente con le braccia e facendo anche tutti gli stili, di solito è una zona che comunque sollecito moltissimo, e anche diciamo, problemi magari alla schiena dovuti soprattutto allo stile del delfino e anche alla rana. Ciao Arianna! Ciao! Allora, Tutto a posto? dobbiamo ancora parlare di questo Sì, famoso avevamo capito puntate, che non si sa i stessi attori. Diciamo che un supporto tecnico con degli strumenti adatti può essere un miglioramento per il terapista che magari da solo non sarebbe in grado di intervenire su problemi come magari delle infiammazioni o delle borsiti, dei versamenti di liquidi che invece la teca era in grado di sistemare anche in tempi brevi, perché l'altro problema che abbiamo noi atleti è che se ci facciamo male purtroppo non possiamo stare fermi troppo perché più giorni perdi allenamenti, peggio è. La mia esperienza con PhysioWorm è stata un'esperienza ottima, ho trovato un fisioterapista competente che ha saputo usare la macchina bene e anche, diciamo, con tecniche e strumenti diversi per poter intervenire nel miglior modo sui miei problemi e adesso devo dire che sto bene. I miei progetti per il futuro al momento sono una laurea che spero sia il più imminente possibile, mi mancano tre esami in psicologia e in seguito c'è tutto il percorso, diciamo, di questi 4 anni che spero mi porterà a partecipare a Tokyo 2020 e anche a migliorare i risultati che ho fatto a Rio.